Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio presentarvi 10 applicazioni che trovo essere essenziali quando si guida in modalità race, cioè quando si è in competizione, insomma in qualche torneo, qualche campionato. La premessa è che queste sono le mie personali, diciamo, scelte di queste applicazioni e che ovviamente qualcuno non sarà d'accordo o che utilizzerà altre. Comunque, visto che mi avete richiesto in parecchi, Fabri, dici, spiegaci un po' quali sono le applicazioni che utilizzi, perché le utilizzi, ho pensato bene di fare questo video. Quindi, ovviamente, ragazzi, vi ripeto, queste sono quelle che utilizzo io. Devo fare una premessa prima di iniziare. Prima cosa vorrei segnalare che nel video della Giulietta TCR avevo segnalato che era dei ragazzi, una creazione di ragazzi di CE Race Online, ma con una segnalazione in massa su dei commenti in modo molto educato, i ragazzi di TheRollovers.it mi hanno detto: guarda Fabri, è una compartecipazione con noi, quindi ci tengo a segnalarlo e ringrazio i ragazzi di TheRollovers per la comprensione perché non ne ero a corrente. Quindi così almeno spero che tutti quelli che hanno partecipato a quella mod siano stati nominati. Un'altra cosa, vorrei assolutamente segnalarvi il canale di Tommaso Parri, che è un giovane ragazzo di appena 13 anni che mi ha fatto tenerezza e mi ha segnalato uno dei suoi video dove faceva la sua prima gara di campionato con i ragazzi dei motori nella leggenda del mio amico Luca Lazzarato. E mi ha fatto tenerezza perché il suo canale trasuda veramente di passione, quindi ci tenevo a segnalarvelo. Sarebbe bene dare un pollice in su e magari iscriversi al suo canale, ragazzi, perché veramente il ragazzo si dà da fare, è appassionato e quindi ne vale la pena. E d'altronde ne approfitto per fargli un saluto affettuoso e augurargli coraggio e soprattutto buona fortuna per il suo campionato che attualmente sta correndo. Finite le parentesi, ragazzi, torniamo a noi, al nostro argomento principe, le applicazioni che io utilizzo su Assetto Corsa e perché le utilizzo. Allora, inizierei subito partendo da quelle che sono le informazioni base. Io utilizzo l'applicazione, diciamo, delle marce del contagiri, quello più grosso, questo qui sulla sinistra, perché mi piace, perché è abbastanza tosto, si vede subito l'immediatezza, insomma, dell'informazione, sta lì, cioè quando si arriva ai giri limite, più se uno ha la conoscenza, diciamo, della velocità alla quale bisogna passare la marcia, questa applicazione vi dà istantaneamente, cioè, a che punto siete, e quindi mi piace utilizzarla perché poi si può rimpicciolire, ingrandire, quindi mi piace particolarmente. Poi c'ho il Sidekick che dà delle informazioni supplementari rispetto a quello che è in generale la situazione, cioè le gomme, la temperatura. Mi dà anche, se premo, magari lo vedete, il freno, cioè riesco a vedere la parsianalizzazione, anche se non, uno in gara non è le guarda queste cose, la posizione, l'ultimo tempo e il delta del tempo precedente, che è sempre interessante perché con un colpo d'occhio riesco a capire se sto migliorando o peggiorando, se sono veramente lontano dal mio tempo. Quindi queste sono le informazioni essenziali che già con questo uno potrebbe dire, perché c'ho anche la posizione e i litri di benzina, potrebbe dire sei a posto così. È ovvio che siccome si possono sfruttare tante applicazioni, io ho aggiunto per avere sempre a colpo d'occhio e in modo immediato il fuel usage, cioè l'utilizzo della benzina. Qui ho praticamente sulla sinistra, in basso a sinistra, il carico di benzina, quanti giri potenzialmente sono in grado di fare con questo carico di benzina e quello che è molto interessante, il consumo dell'ultimo giro, cioè il consumo medio più il consumo dell'ultimo giro, il che è molto interessante per una ragione ben specifica. È vero che qui mi fa il calcolo in base alla media del mio consumo per giro, però se io comincio a cambiare il mio stile di guida, sono più aggressivo, stiro di più le marce, eccetera, eccetera, e questo valore viene a cambiare. E quindi di conseguenza, probabilmente, se io ho fatto il mio calcolo alla goccia precisa precisa per finire la gara, dovrò adattare il mio stile di guida. Quindi mi dà immediatamente la mia situazione, il mio potenziale di quanti giri potrò andare a fare per completare appunto la mia gara, e se devo andare a fare il rifornimento, se devo aggiungere dei litri di benzina in modo tale da anticipare qualche giro aggressivo o meno. Quindi questo è molto interessante. Poi c'è sempre per rimanere sul tema di immediatezza delle informazioni, sulla destra c'ho il multilap che trovo assolutamente
molto interessante per una serie di ragioni. La prima è perché intanto mi dà il tempo immediato, cioè attualmente sto correndo, questo è il tempo, mi dà il delta rispetto al giro precedente e mi dà gli ultimi 5, 6, 10 giri, questo si può configurare, in cui io immediatamente riesco a vedere se sono stato costante o meno negli ultimi, in questo caso per me, 5 giri, il che mi fa capire se sono in linea con i tempi che riesco a fare normalmente e mi darà, poi lo capirete, un'informazione ben specifica. In più vi dà il giro, la durata totale, ma soprattutto la media di quanto sto girando. Il calcolo della media, ragazzi, mentre state correndo, se siete in lotto, state recuperando, non è che siate lì che potete pensare, allora ho fatto mediamente 1,14, 1,15, 1,16. Lui ve lo dà. Quindi, occhio, stai girando mediamente a 14 alto, è quello che, ad esempio, mi ero prefissato, ok, sto correndo come si deve. Oppure se sono in ritardo e posso correggere. Un'altra applicazione molto interessante è sicuramente il P-Tracker. Il P-Tracker, diciamo che è un'applicazione abbastanza complessa che dà la possibilità non solo di avere i tempi sul giro di se stessi e quindi in alto qui si hanno anche i vari settori e quanto si è riuscito a fare, più il delta, più la benzina, più la durata della sessione, più il tipo di gomma che sto utilizzando e che stanno utilizzando gli altri, il miglior giro che si è fatto, il miglior giro degli avversari, oppure l'ultimo giro che è stato fatto, cioè in termini di cronometro. Gli ultimi giri che sono stati fatti dagli avversari, la distanza, sto guadagnando o meno. Infatti, con la scelta dei colori, se i nomi dei piloti sono in rosso, vuol dire che sto perdendo, se sono in verde, vuol dire che sto guadagnando. Quindi, anche qui nell'immediatezza di avere delle informazioni che servono. E poi c'è tutta un'altra serie di cose. Il P-Tracker è connesso direttamente al server in cui si è collegati, quindi stiamo parlando in multiplayer, in cui si hanno tutti i dati statistici e i miglior giri che sono stati fatti sul server. A parte la miriade di possibilità di configurazione, e qui vi lascio vedere soltanto tutte le cose che si possono fare. Potrei dirvi il delta, il miglior giro, se voglio vedere la leaderboard o meno, se voglio vedere dei dati, cioè qua si può realmente configurare di tutto, veramente. Oltretutto ha una chat integrata che con dei tasti di scelta rapida posso andare a preimpostare per dire ciao, grazie, scusa, eccetera, eccetera, senza andare a perdere tempo a scrivere e a volte in gara mandare un messaggino all'avversario perché magari c'è stata una toccatina o quello che è, può essere interessante, oppure tu semplicemente per chattare tranquillamente. Quindi viene ad integrare quella che è la chat comunque di Assetto Corsa e che averla mentre si guida, non è, oppure se io mi parcheggio accanto poter chattare immediatamente, non è assolutamente male. Oltretutto, questa applicazione, il P-Tracker, dà la possibilità di poter salvare automaticamente i setup perché a volte si fa un giro veloce, si è fatta una modifica, uno non si ricorda cosa ha fatto, quale modifica ha fatto, lui, se è il vostro personal best, vi salva automaticamente con un nome ben specifico, personal best 1,14 è quello che è, così almeno avete il setup con il quale avete realizzato il vostro miglior tempo. Ed inoltre si ha la possibilità di passare ad altri utenti direttamente il vostro setup senza dover dettare o scrivere i propri setup. Ci sono tante altre funzionalità che vi lascerei scoprire, ma già queste di base sono molto molto interessanti. Quindi questo è il P-Tracker. Ha solo un difetto, è che purtroppo mangia frame per secondo. Quindi se non avete la macchina che segue può diventare complicato perché se già siete al limite dei 60 frame per secondo, questo ve ne può mangiare un bel po', soprattutto quando ci sono molte macchine sul server. Quindi questo è quello che riguarda, diciamo, le informazioni di base importanti ed essenziali per correre con una visione globale di quello che sta succedendo. Un'altra cosa che utilizzo è l'ora. E voi dite, vabbè, l'ora? Eh sì, l'ora. Io come organizzatore di campionato, non so che ora è, ho un orologio, il mio cellulare, qui ce l'ho a livello immediatamente e quindi posso avviare le pratiche, le qualifiche e la gara. Quindi lo utilizzo e poi è bene sapere che ora è, voglio dire, quindi il Assetto Corsa ve lo permette. Un'altra applicazione molto molto importante, secondo me, è Elicorsa, che qui non vedete, magari cercherò di mettere in overlay come funziona. In pratica è un radar che vi dà la possibilità di sapere esattamente le macchine che girano intorno a voi, dove stanno superando, a che punto sono, in modo tale da poter evitare eventuali collisioni e quindi incidenti. Più questo radar ha effetti psichedelici, cioè luci che vanno così, più la macchina è vicina e quindi più attenzione stai per
per sbattere contro qualcuno. Quindi è molto importante perché si possono veramente evitare incidenti inutili. Ad integrare questo, io ho raggiunto il 3D Map perché trovo che è più figo rispetto a una mappa normale in cui si vede la mappa intera, vedere tutti girare. E in più viene ad integrare elicorsa perché uno vede esattamente la posizione in modo più continuo la posizione dell'avversario. Quindi elicorsa mi dice attenzione, è vicino, però 3D Map mi dice guarda che dietro a sinistra e quindi posso rendermi conto. In più mi dà anche l'informazione di chi sta davanti, chi sta dietro, piuttosto che mettere magari i nomi sulle macchine, che a volte può essere fastidioso. E quindi queste sono le applicazioni che utilizzo. E qui potreste dirmi: ma Fabri, ma il consumo delle gomme non lo metti? Potrei metterlo il consumo delle gomme. Però per esperienza personale mi sono reso conto che ci facciamo influenzare tantissimo dalle applicazioni e io questo voglio evitarlo. Vi spiego, ci sono delle applicazioni che sono regolate in modo standard o di default, come le applicazioni che dicono al 95% metti lo stato medio critico della gomma e quindi di conseguenza uno ha la tendenza a cambiare il proprio stile di guida. Siccome questo mi ha influenzato parecchie volte su parecchie gare in cui mi sono reso conto ancora avevo tanta gomma o comunque gomma necessaria per poter fare più o meno i tempi che ero in grado di fare, e mi sono ritrovato a fare delle sosta in box che non avevo per forza bisogno di fare e quindi ho perso 20-25 secondi mediamente che avrei tranquillamente potuto evitare. E quindi, per non farmi influenzare, non metto il consumo delle gomme, mi limito a mettere la temperatura e a sensazione della macchina, perché è quello anche che è interessante. In base alla sensazione che mi dà la macchina, giudico o meno se ho gomma oppure no e se devo fare una sosta. Quindi di conseguenza uno potrebbe dire che azzardo Fabio, che azzardo, però sino adesso mi è andata bene perché ho evitato parecchie volte di fare delle soste dove non ce n'era bisogno. È ovvio ragazzi che se uno fa delle endurance o fa delle gare che vanno oltre i 50 giri, questa indicazione comunque è importante averlo perché durante gli allenamenti uno si rende conto che magari una percentuale indicata può essere il momento in cui uno deve andare a fare il cambio delle gomme. Però con dei campionati come stiamo facendo attualmente con 15 giri, 18 al massimo, il consumo delle gomme se uno guida in un certo modo riesce comunque a gestirlo. E quindi questa poi è una mia scelta personale, mi trovo bene così e quindi così. Un'altra applicazione che però non è integrata ad Assetto Corsa ma che è esterna si chiama Content Manager e lo vediamo subito perché è qualcosa di veramente grandioso. Allora, Content Manager, ragazzi, io premetto che lo uso da pochissimo e per me è una scoperta fantastica. Con questa applicazione esterna si può praticamente gestire ogni singolo dettaglio di Assetto Corsa. Cioè, io da qui posso non solo vedere tutto il contenuto che è installato su Assetto Corsa e posso andare anche a gestirlo. Ad esempio, io posso decidere di aprirlo nello showroom, come in questo caso. Cioè, io posso andare a gestirmi già lo showroom da qua e voi direte beh, che c'è di speciale? Niente, è solo una gestione all'interno di questo content manager. Ma posso anche farmi, se voglio fare delle foto ad esempio, aprirlo in uno showroom personalizzato. Ma non solo, da qui senza avere le DDS o i plugin delle skin, da qui posso modificare e personalizzare la mia skin. Ora, qua c'è scritto Paint Shop, bisogna solo scaricare un plugin che fa parte dell'applicazione. Ora non vado a farlo, però si può fare, ragazzi, si può modificare la skin da qua, si può azzerare, si può fare veramente di tutto. Ma questo è una briciola di quello che riesce a fare questa applicazione. Ad esempio, io voglio andare live. Guardate un po', no, online. Io qua ho praticamente quello che succede nella sessione multiplayer di Assetto Corsa. Guardate qua, c'è il server di SimDrivers. Lo preimposto, faccio join e vado direttamente, cioè si avvia Assetto Corsa e va direttamente. Quindi tutte le ricerche che devo fare, tutti i filtri, lo posso fare da qui. Posso creare campionati, posso creare una gara rapida, veloce, posso tutto da qua, ragazzi.
ancora, ragazzi, ho visto solo una minima parte del potenziale di questo Content Manager, che veramente è qualcosa di impressionante. E in più è collegato anche con RSR Live, con SRS, insomma, ci sono veramente un sacco di funzioni. Addirittura ci sono tutti i giri che io ho fatto, tutti i miei record che ho fatto, tutti i risultati, tutti i contenuti e tutti i settaggi. E questa è una parte molto interessante. Non so se avete provato a gestire il limite del replay. Su Assetto Corsa è limitata a 1 giga, qui potete metterlo a 2. Su Assetto Corsa è limitato a 2 gare e una qualifica, qui potete mettere 4 gare in autosalvataggio e 2 qualifiche. E non me lo invento, ragazzi, è qua, 2 giga e funziona. Senza parlare di tutte le cose, tutto quello che si può, diciamo, personalizzare. Veramente non so dove andare a guardare per primo, ci sono talmente tante cose che è una cosa mostruosa. Un'altra cosa impressionante è la raccolta dei media, cioè delle foto che si sono fatte. Io ho delle foto che manco sapevo che avevo fatto, perché era da tanto tempo, e questa me l'ha raccolta in un colpo, bam, eccole qua. Cioè, non so se mi spiego, ragazzi, e posso andare a scorrere e farvi e guardarmi tutte le foto. Cioè, mi pare che è un qualcosa di impressionante. Ci sono due versioni, la light e la full. Ora, la differenza tra le due non la so. Io ho preso la light che è gratuita. Ragazzi, io non ho altro da aggiungere. Ci sono talmente tante cose che vi lascio assolutamente andare a scoprirlo. Io volevo solo condividere con voi quelle che sono le applicazioni, quelle più importanti e essenziali che utilizzo per andare a correre, perché le utilizzo in base a quali sono state le mie scelte, in base alla mia esperienza. Io vi invito assolutamente a lasciarmi un commento dicendomi quale utilizzate voi, poi perché, ragazzi, lo so, c'è pit penalty, strategy, cose, blue flag, lo so, ce ne sono tantissime, vi ripeto, è solo quelle che io utilizzo, ma vi invito assolutamente a lasciarmi un commento a dirmi quale utilizzate voi, il perché, sarebbe importante sapere, magari dove possiamo scaricarle. E se il video vi è piaciuto, pollice in su, come di consueto, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito, ad attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video e soprattutto a venerdì prossimo per la terza di campionato. Ciao, ragazzi!